canotage, potremmo definire una collana, anzi una collezione, perché il dorso è numerato, dedicata a raccontare l'Italia, l'Italia vera, non quella che ci viene propinata quotidianamente, ma le storie negate. È una collana di contenuti e non di genere, nel senso che pubblicherà di tutto, e però sono tutte storie vere, storie negate, le storie che di solito non vengono raccontate, ma che non riguardano solo la criminalità, ma riguardano anche il conflitto che le persone stanno vivendo in questo momento oggi in Italia. È una collana che prova a proporre dei contenuti in qualche modo di rottura, o comunque che consentono di porre l'attenzione su temi che vengono abbastanza così lasciati in silenzio, forse in modo interessato, non lo so, però il tentativo di rispondere è attraverso il linguaggio del romanzo. Nel caso ad esempio della ballata di Mila, l'idea è quella di porre all'attenzione dei lettori il tema della mafia cinese nord-est. La realtà territoriale quanto è importante per una storia di questo genere? È importante, ma meno di quanto si creda. C'è una giornalista che qualche tempo fa che mi ha chiesto, nonostante io in qualche modo abbia riprodotto una realtà pugliese, che mi ha detto: lei si è certamente ispirato a ciò che è avvenuto in Abruzzo, alla vicenda di Angelini. Io non so neppure chi sia questo Angelini. Però il fatto che questa giornalista, diciamo, sia incorsa in questo equivoco dimostra quanto queste storie in realtà poi sono tutte uguali, quanto i fenomeni come la concussione, la corruzione, il malaffare alla fine abbiano sempre le stesse radici. Interessa la storia e la scrittura, la qualità della scrittura. Siamo partiti col pulp, romanzo poliziesco classico, e poi arriveremo al fantapolitico, al romanzo che noi nuaristi chiamiamo bianco, simpaticamente ovviamente, ma tutte storie assolutamente efficaci. Noi siamo convinti che oggi l'Italia sia un paese così complesso che abbia bisogno proprio di una molteplicità di voci che lo raccontino in maniera efficace. Per uno scrittore, per un autore, dover curare, dover selezionare, cercare, aiutare un altro autore a tirare fuori il meglio per finire in sabotaggio, che esperienza è? Cosa ti sta dando? Straordinario, sto imparando un sacco. Questo secondo me è il lato bello di un lavoro che comunque è duro e difficile, e la cosa tra virgolette straziante è che vorresti pubblicare tutti alla fine, ma questo non è possibile.